Siamo in via di guarigione. Una settimana mi sarà benissimo. Va bene? A risentirla. Grazie, arrivederci. Ciao, collega. Carissimo. Umberto, a te cercavo. Ehi, Pino, scusami. Ti rubo 5 minuti. Ieri sei stato a casa a visitare mio figlio. Ah, vabbè, ti avrei incontrato stasera al torneo di Burraco, te l'avrei detto. Niente, allora, tuo figlio l'ho visitato. Sì. No, niente di preoccupante, il bambino si è presa la scarlatina. La? La scarlatina è una malattia infettiva, infantile, contagiosa, ecco. Ah, capito, senti, vabbè, scusami, che cosa posso fare di questi? Cosa devo fare? Niente, non allarmarti più di tanto, devi tenere il bambino in quarantena, lontano dagli altri. In quarantena, lontano dagli altri? No, beh, come si fa? Fratello mio, quel bambino vive con la babysitter. Deve stare lontano dalla babysitter. Ma non è possibile, quello è affezionato, anzi dico di più, come la vede se la baci 50 volte? Ha baciato la babysitter? Per forza, è affezionato, bambino, scusa. E allora, guarda, è automatico che anche la babysitter ha preso la scarlatina. Pure la babysitter l'ha presa? Se ha baciato il bambino, pure lei ha preso la scarlatina. Perché un bel, mi vergogno pure a dirle certe cose, non so manco come dire. Siamo amici, di tranquillamente. E un bel, la babysitter è una sorta di polaccone, una bella femmina. Beh. E beh, pure io ho baciato la babysitter. Hai baciato la babysitter? Ma no, Pino. Vabbè, che ti devo dire? Vuol dire che anche tu ti sei presa la scarlatina. Ovviamente, mo, baciando mia moglie, l'ha presa anche lei. L'ha preso pure tua moglie? Sì, sto punto. Un lo so pugliare pure io. Che cosa? Non ho capito. Ho preso, hai detto? No, che cosa? No, ho capito bene. No, non hai capito. Che cosa ho capito? Ho capito bene. Bene!